la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia. Questa è Ravenna, carattere bizantino scritto nei suoi grandi mosaici. Tessere di storia fatte di paesaggi, uomini di santità e belve feroci che si rincorrono su sfondi d'oro. Una danza di bagliori e sfumature che sfidano i secoli e fanno battere il cuore. Ravenna, che all'inizio dell'estate si trasforma in un grande palcoscenico, con le stelle che illuminano un festival diventato uno dei più importanti appuntamenti d'Italia. Teatri ma anche millenarie basiliche, chiostre, piazze, archeologie industriali, tutto qui a Ravenna si illumina delle luci della ribalta. Mentre musica, teatro e danza si sfidano e si incrociano ad un ritmo incalzante, deciso e sonoro come il battere delle mani. Coreografo, danzatore, attore e regista, erede di Maurice Béjart, da 19 anni qui a Ravenna per far sconfinare il proprio genio. Misha, che cosa sarebbe stata la sua vita senza la danza? Una domanda sulla quale non posso rispondere, perché per me la danza è un'espressione della mia vita. La danza esprime la vita. Anima, corpo e cuore, che cosa conta di più per chi ha voglia di ballare? Ma l'anima che muove il corpo e che esprime con il cuore l'emozione. Perché a Ravenna la sua danza diventa così speciale? Ma questo soprattutto perché io ho incontrato due persone magici, che è Riccardo e Cristina Muti. Il nostro incontro, la nostra amicizia, il rispetto e l'amore si è proseguito nel tempo. I colori, i luoghi, eccetera, mi ispirano molto. Come uomo, come artista, questo festival esiste, diventa sempre più importante perché è un gesto d'amore. E in questo gesto d'amore, un artista come me si sente al suo agio. Ravenna, percorsa passo di danza da emozioni forti che colpiscono tutti i sensi, così in ogni momento, se la fantasia lo vuole. Un semplice battito di mani ti può portare altrove. Suoni, aromi e sapori, la città è un trionfo di emozioni che si rincorrono dentro vicoli, piazze, come in una danza di sapori. Danilo Montanari, giornalista. Che cosa si nasconde nelle dispense di questa città? Ravenna, crocevia dei popoli e porta d'Oriente, non ha conservato nella sua cultura gastronomica traccia di queste antiche tradizioni. E piuttosto, se si va a vedere nelle cucine di Ravennate, sarà facile trovare uova, farina e il mattarello, che è indispensabile per tirare una sfoglia perfetta. E quali sono i sapori dei quali è più facile farsi conquistare?